va verso il Gran Premio della Montagna Fabio Felline, ragazzo veloce, ma vedete, malgrado la giovanissima età, tiene bene anche in salita, grandi margini. Ed ecco qua Euser che va a riprendere Pirazzi, stanco dalla lunghissima fuga. E quindi, come ci segnala in questo momento Radio Corsa, alle spalle di Felline, immediato inseguitore, che però più che inseguitore sta perdendo terreno da Felline, che passa adesso al passo di 100 croci. Quando vedete il cartello dei meno 20 km all'arrivo, c'è Stimula con corridore dell'Adria Mobil. Quindi Euser in forte rimonta, ha ripreso Pirazzi e dietro, naturalmente, vi chiederete a che distanza c'è il gruppo. Il gruppo con il migliore, grazie per la precisazione, Gesù Scarbozza, condotto dagli uomini della Lampre Merida. Quindi la squadra del leader della generale Diego Ulissi, con un Cunego che in questo momento, ci dice Radio Corsa, sta facendo lui l'andatura del gruppo. E intanto il passaggio di Euser, 20 all'arrivo, e siamo con la discesa. Attenzione alla discesa, che è segnalata molto tecnica, e tra l'altro, vista la presenza di neve, che è stato fatto un grande lavoro dal comitato organizzatore, perché è strada completamente pulita, ma fino a due giorni fa si transitava con le catene su questo pezzo di strada appenninica. Fabio Felline quindi davanti, una bella avventura per questo ragazzo piemontese, un ragazzo che è passato giovanissimo, ha fatto un anno da under e poi subito passato professionista e ha subito vinto. È un predestinato, deve migliorare molto. Lui, in un'intervista che gli ho fatto in questo inizio stagione, ha detto: a me basta solo non fare tutti gli errori che ho fatto l'anno scorso e tutte le vittorie che ho buttato via. Ne avrà buttate via 3 o 4, comunque ha tutto il tempo per crescere. E tra l'altro è capitato nella squadra giusta, perché Gianni Savio è uno di quei direttori sportivi, così come i Reverberi, così come Scinto, che sanno coltivare questi giovani talenti italiani. E intanto, con la nostra moto di ripresa, con Francesco Simola e la moto guidata da Nazareno Agostini, stiamo proprio vedendo questa discesa fatta da Felline. Naturalmente mi sembra un atteggiamento prudente quello del giovane piemontese, ma fa bene a fare così. Da segnalare che l'inseguitore di Fabio Felline, Euser, è 17esimo in classifica, 29enne americano, a 4 minuti, quindi nessun problema per quanto riguarda la maglia di leader della classifica da parte di Ulissi. Addirittura il gruppo sta guadagnando sui due fuggitivi, il ritardo in questo momento è di 1 minuto. Fabio Felline, allora approfittiamo di questo tappa, di questo momento di discesa. Allora, siamo appena dopo il triangolo verde del GPM, quindi ci sarà questa picchiata e poi da lì si ripartirà per una salita, la salita finale, quando ci sarà l'innesto sulla strada provinciale 40, quindi dai 1264 metri di passo di 100 croci si arriva agli 862 e poi via per la salita finale. 10 km di salita, ma la salita vera inizia dai meno 7 km per arrivare ai 1300 metri sul livello del mare. Sempre i due battistrada che vediamo inquadrato in questo momento è Euser Colorado, ma malgrado sia del Colorado, che è una delle zone più montagnose, uno degli stati più montagnosi degli Stati Uniti d'America, questo ragazzo ama il surf e naturalmente fa anche snowboard, e quindi chissà che finita la tappa possa prendere la tavola e fare qualche discesa anche qua a Piane di Moccogno. Felline intanto giù per la discesa, gruppo con posto, il gruppo della maglia rossa di leader con i migliori, quindi quando diciamo i migliori parliamo dei migliori della generale, ovvero c'è Ivan Basso nel gruppo, c'è anche Rogina che ben ieri si è espresso, c'è anche il ragazzo che abbiamo sentito intervistato proprio all'inizio di questa tappa, Francesco Manuel Buongiorno della Bardiani CSF. La classifica, la partenza della terza tappa, Ulissi con 58 secondi di vantaggio su Rubiano, terzo in classifica Damiano Cunego 1.40, quarto Davide Rebellin a 1.42, quinto Koenig a 1.40 al stesso tempo, sesto Basso sempre a 1.42, ma io penso che i giochi di quello che si sta vedendo in queste tappe dure, ieri è stata una tappa durissima, per, a mio giudizio la tappa più dura della settimana internazionale Coppie Bartiri, anche oggi la tappa più dura perché con queste altitudini importanti, l'arrivo è posto a 1300 metri, ma sta correndo
andando veramente benissimo. La Lampre Merida, penso per la classifica non ci sia più niente da fare. Eccolo qua, d'altronde c'è la sfortuna di alcuni per corridori gli avversari, che si, scusa Scarbozzi, vedete la sfortuna di alcuni corridori, no, che non hanno la moto di ripresa, l'abbiamo detto di Stimola, che adesso che è stato raggiunto da Euser, possiamo anche vederlo questo ragazzo che è stato per tanti chilometri solitario e che è transitato per primo, come vi dicevamo, al Gran Premio della Montagna. Adesso vediamo se riesce a tenere la scia di Euser, l'americano, che è in forte rimonta perché dopo aver superato Pirazzi ha raggiunto anche Stimolak. Intanto davanti c'è Felline ha un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti dei due che abbiamo visto inquadrati poco fa dalla regia di Pietro Sollecchia. E quindi il rientro di Stimolak sul corridore americano non è positivo per quanto riguarda Felline, perché adesso in due si danno il cambio, ho visto stanno correndo dandosi il cambio, e infatti il vantaggio di Felline diminuisce, potrebbero secondo me da un momento all'altro andare sul fuggitivo, e quindi la fuga diventa molto importante perché in tre nettamente aumenterebbe la velocità. È un giovane Stimolak, Klemen Stimolak, sloveno, però è già intanto bellissima questa torre su quell'eremo nella collina Appennino, molto duro nella sua composizione orogeografica. E dicevamo, è già al terzo anno da professionista, malgrado sia del 1990, Stimolak, lo vedete con il dorsale 174, adesso alla ruota di Euser, anche loro vedono la torre in lontananza. E intanto Fabio Felline sempre da solo al comando, è un'impresa difficile. 26 secondi, quindi ha guadagnato qualcosa negli ultimi metri Fabio Felline nei confronti dei due suoi più prossimi inseguitori. Il tratto svantaggioso per Felline sarà il fondovale, terminata la discesa c'è un tratto di pianura di circa 7-8 km e chiaramente i due inseguitori sono avvantaggiati in quel tratto. Qui Felline comunque sta pedalando ancora molto bene, una pedalata possente, ma possiamo dire che è stata una sorpresa oggi Fabio Felline, perché non si era mai visto, sì d'accordo è stato capace di vincere il Giro dell'Appennino con la bocchetta, ma in una tappa che due Gran Premi della Montagna così importanti non si era mai visto all'attacco. Anche se è un corridore che ha grandi attitudini, lo ricordo rimasto nel gruppo dei migliori proprio nell'ultimo Giro d'Italia alle pendici dello Stelvio, ha fatto metà del passo dello Stelvio, una tappa durissima, prima aveva il Mortirolo, con proprio questo ragazzo, Fabio Felline, la speranza del Piemonte, come ricorda sempre orgogliosamente Beppe Conti. Beppe Conti può essere contento perché in questa settimana Coppi Bartali si sta mettendo in mostra un altro ragazzo piemontese di sicuro avvenire, ovvero Diego Rosa. E intanto qua siamo con Lucas Euser, vedete, hanno trovato subito l'accordo lui e lo sloveno Stimolak, e quindi si possono dare il cambio. Dietro a 1:20 è dato il gruppo, con sempre la Lampre Merida, con sempre Damiano Cunego che sta facendo un grande lavoro, un forcing che ha ridotto di tantissime unità il gruppo, quindi si contano una ventina di unità, non di più in questo momento, quando sono transitati il gruppo dei migliori, il gruppo maglia rossa di Diego Lissi al passo di 100 croci. Prosegue la discesa, intanto la picchiata per Fabio Felline. Ricordo tra l'altro una vittoria importante di Fabio Felline, quel giorno fu una sorpresa da dilettante al primo anno, da dilettante al Giro delle Valli Cunesi, con un arrivo posto in salita a 1600 metri, quindi fu una grande vittoria per lui quel giorno, e già da quel giorno si cominciò a vedere il talento di questo ragazzo. Eccolo, solo un anno per lui da Under 23 con la Colpa, che poi è subito passato, tra l'altro è passato in una formazione da Futon Servetto, poi si è trasformata in Geox TMC, però forse è una squadra troppo grande per un
ragazzo così giovane, e quindi a volte spesso accade che questi ragazzi debbano avere qualche anno di passaggio nei team professional, che naturalmente hanno un impatto sui corridori diverso perché possono essere curati. Insomma, è un impegno per Gianni Savio tenere un talento come Fabio Fellini in squadra, un investimento, si può definire così, è logico che lo segua con una grande attenzione, mentre una grande squadra che ha già grandi capitani, il ragazzo che subito non trova grandi risultati può essere un po' lasciato in disparte, e naturalmente la giovane età fa sì che poi si perda un po'. Intanto alimentazione importante, importantissimo alimentarsi, vedete, con un gel aminoacidi ramificati per Fabio Fellini in questo momento, che butta giù con un bel sorso di borraccia. Ha ripreso la strada a salire, adesso incontrerà dei sali e scendi in questo tratto, e naturalmente non c'è la temperatura rigida dei giorni scorsi, però la temperatura si attesta intorno ai 9 gradi. Gli è stato segnalato che i due inseguitori sono vicinissimi. Qui adesso vediamo che il corridore americano Euser ha staccato Stimulak, quindi è solo all'inseguimento. Stimulak che sta accusando la fatica in queste prime rampe qui, che comincia dolcemente la parte finale, ma chiaramente il più duro sarà dal quarto chilometro al sesto chilometro della salita, dove ci sono questi tratti dal 7% negli ultimi 5 chilometri con punte del 14%. Intanto sarà molto interessante vedere come si svilupperà tatticamente dietro questa tappa, perché la Lampre Merida ieri ha dimostrato di avere due corridori in grande forma, perché sia il vincitore della tappa di ieri, Diego Ulissi, sia Damiano Cunego, che praticamente è rimasto in copertura con il gruppetto dei migliori, hanno dimostrato di essere in grandi condizioni, e poi sono due grandi corridori. Ma ieri abbiamo visto brillanti anche altri corridori, ad esempio Ivan Basso, oggi la salita di 7 km, certo Ivan Basso è un grosso motore come corridore, ha bisogno per mettersi pienamente in luce distanze che mettono in crisi i muscoli degli avversari, è un diesel Ivan Basso. Intanto qua il replay di Lucas Heuser, che praticamente è solitario adesso, ha pagato i primi sforzi, le prime pendenze dure dopo la discesa, il suo compagno per qualche tratto in discesa Stimulak. Quindi anche Ivan Basso oggi potrebbe dire la sua, l'abbiamo sentito, naturalmente sta cercando la condizione per il Giro d'Italia, mentre invece Franco Pellizzotti ha patito più di quello che pensava la Milano-Sanremo, perché il freddo, c'è stata una contrattura al muscolo sopra il ginocchio, infatti porta dei quelli che vengono chiamati kinesio tape, ovvero lo scotch che viene messo per proprio rilassare il muscolo e farlo lavorare nella miglior posizione possibile, però un Pellizzotti che risente di questo fastidio, quindi non può spingere con la gamba al massimo. A mio giudizio sia Basso che Pellizzotti stanno già pensando al giro, stanno correndo con giudizio, senza spremersi, senza fare quegli sforzi in più per arrivare proprio al top, alla partenza del Giro d'Italia il 4 maggio a Napoli. E sono tutti e due molto motivati, gasati, ci credono tantissimo, e ieri Basso ha fatto un lavoro, come tu hai già detto Andrea, negli ultimi 70 km è stato spesso in testa al gruppo nei tratti più impegnativi. Pellizzotti si è visto nel finale, si è staccato per non stancarsi troppo, e quindi saranno sicuramente tutti e due gli atleti grandi protagonisti, ma la sorpresa sicuramente è Damiano Cunego, perché sta tornando quel corridore delle giornate migliori. Questa è una bella notizia per il ciclismo italiano e per i tantissimi tifosi di Cunego. Io mi ricordo un Cunego molto pimpante l'anno scorso, fu sfortunato con l'impatto, se non ricordo male, con Nordauga all'Amstel, che poi fece sua Gasparotto, ma era un Cunego che anche l'anno scorso andava veramente forte. E intanto 10 secondi segnala Radio Corsa il distacco tra Fabio Fellini e Auger, e mancano anche 10 km all'arrivo, quindi ha guadagnato molto il corridore americano, il corridore del Colorado, nei confronti del piemontese, che può vantare già 7 vittorie in carriera da professionista, la settima, il settimo sigillo è giunto proprio l'altro giorno nella semitappa di Gatteo,
con un Felline bravo a cogliere l'attimo, è andato in testa per tirare, è stato il buco fatto da Gavazzi e lui è tirato dritto fino al traguardo, quindi un talento questo ragazzo. L'anno scorso Giro dell'Appennino e Memorial Pantani, e tra il Giro dell'Appennino e il Memorial Pantani tante occasioni sprecate, anche nella scorsa settimana internazionale Coppie Bartali due o tre volte sbagliò proprio il tempo dell'attacco, perché forse ogni tanto naturalmente manca d'esperienza e si fa prendere dalla foga. Eccolo qua, pedala ancora bene comunque Fabio Felline, che chiede proprio al nostro operatore di ripresa se siano informati sul suo vantaggio. Allora ricordiamo che i corridori non hanno la radiolina perché non è una gara World Tour, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tappa scorsa Benedetti, che era rientrato sulla fuga dei 5, non era stato visto dai suoi compagni di squadra. Ecco perché, abbiamo parlato questa mattina con il Trentino, ecco perché poi proprio i suoi compagni di squadra sono quelli che hanno chiuso sulla fuga, che intanto lo vede Euser Felline, proprio i suoi compagni di squadra avevano chiuso sulla fuga di Benedetti. Spieghiamo allora a Sgarbozza perché una squadra non dovrebbe tirare quando c'è un uomo in fuga. Beh, non dovrebbe tirare, perché se il compagno di squadra è in fuga non deve tirare, ma io non sono d'accordo con questo nuovo regolamento dell'USI. Per me le radioline ci devono essere sempre, perché chiaramente chi anticipa la corsa con l'ammiraglio, soprattutto i massaggiatori, possono segnalare i punti più pericolosi del percorso dove ci sono delle buche, quindi la tecnologia avanza, quindi la modernità avanza sempre di più, e nel ciclismo che siamo tornati indietro non mi sta bene. Infatti il 90% dei corridori non sono d'accordo di questo nuovo regolamento. Per me deve tornare il regolamento che c'era prima, le radioline ci devono sempre essere, i corridori devono essere sempre informati dei pericoli che ci sono lungo la strada. È stato un po' tautologico Sgarbozza prima. Allora, l'uomo in fuga dietro la squadra naturalmente non tira, perché avendo un compagno davanti che può vincere, messo in posizione favorevole, allora aspetta alle altre squadre il compito di andare a riprendere i fuggitivi, perché naturalmente la squadra che è un fuggitivo sa che può ambire a vincere la tappa e quindi è esentata dal tirare il gruppo. E quindi quello che è successo ieri è stato un inconveniente da parte del team NetApp, con Benedetti in fuga e i suoi compagni che hanno ricucito proprio su di lui, che quando si è voltato e li ha visti ha fatto una smorfia, non ci credeva, poi si è chiarito. Naturalmente possono succedere queste cose nella concitazione dell'evento agonistico. Fabio Felline e Lucas Euser, probabilmente si formerà una coppia in testa a questa terza tappa della settimana internazionale Coppie Bartali. Anche qui Felline in questo momento secondo me gli manca un po' di lucidità, avrebbe fatto meglio il momento in cui ha visto Euser che gli stava a 50 metri, rifiatare un po', aspettarlo e poi andare in coppia con lui proprio per riposarsi un po', perché sono circa 15 km che l'attacco da solo comincia a accusare la fatica. E allora facciamo la fotografia mentre vediamo proprio Felline e Euser sempre più vicini. Diamo la fotografia quando mancano meno di 10 km all'arrivo di questa terza tappa della settimana internazionale Coppie Bartali. Stanno già salendo sulla strada innevata che porta a Piane di Mocogno. In testa Felline, Euser lo vedete inquadrato in questo momento. In terza posizione a 36 secondi c'è Stimulac, e poi dietro Pirazzi, che sta per essere però raggiunto dal gruppo con la Lampre davanti, gruppo che è dato a 40 secondi. Felline e Lucas Euser, coppia al comando in questa tappa, e però adesso vedremo, perché proprio Radio Corsa ci segnala che il gruppo dei migliori, il gruppo della maglia rossa di leader della generale, è dato in forte rimonta, sempre forcing fatto dagli uomini della Lampre Merida. Negli ultimi chilometri un Daniele Pietropolli si è messo in mostra nel tirare per i compagni di squadra. Sì, ricordiamo i più forti che fanno parte del gruppo, è un gruppo composto da circa 35 corridori, ci sono i più forti, c'è Cunego, c'è Rebellin, Mauro Sant'Ambrogio, Manuel Bongiorno, Franco Pellizzotti, Emanuele Sella, Matteo Rabottini, Barta, il vincitore della scorsa stagione, quindi
un gruppetto importante, chiaramente anche oggi il grande lavoro che sta facendo proprio Danilo Pietropolli, gli ho fatto i complimenti questa mattina alla partenza perché si è trasformato da un mezzo capitano in un gregario fortissimo, anche oggi ottima la prova di Maloni. Attenzione, Lucas Euser allunga su Felline, quindi un Felline stanco, ecco Pietro Sollecchia che ci ripropone il momento in cui più che uno stacco è una progressione quella di Euser. Fabio Felline stanco lascia andare l'americano, quindi cambia l'uomo solo al comando, non più Fabio Felline ma Lucas Euser, e dietro abbiamo visto il gruppo proprio tirato da Daniele Pietropolli con le maglie della Lampre Merida nelle prime posizioni. Ecco qua, grazie a Sollecchia che ci ripropone, raggiunto Stimulac in proprio questo Malori. Momento Adriano Malori, possente muscolatura, domani è chiamato a una grande prova nella cronometro di Crevalcore, e quindi uomini della Lampre Merida, intanto vediamo proprio un corridore della NetApp che passa davanti a condurre. Koenig dovrebbe essere il corridore che si lancia davanti a tutti, raggiunto anche Pirazzi. Staremo a vedere se Koenig, anche Pimenta l'ha dato nel gruppo dei migliori, gruppo dei migliori che avete visto è più numeroso di quanto vi avessimo detto, perché nel corso della discesa, quando non erano inquadrati, sono rientrati parecchi corridori, ma adesso la strada ritorna a salire, quindi uno a uno anche ancora altri corridori si perdono. Vediamo nelle prime posizioni, c'è anche un due maglie gialle della Fantini con Matteo Rabottini e Proni, intanto parla con l'operatore, insomma sta sostituendo radio informazioni, sta chiedendo forse informazioni su come sia la salita, ma non credo, credo proprio, sembrava così dal gesto, però sarebbe auspicabile che un corridore conosca bene quali siano le pendenze finali e la misura dell'ultima salita, però non si può mai sapere, d'altronde viene da lontano questo ragazzo, United Care, e lui viene dal Colorado e adesso è in testa al comando, e intanto si susseguono gli scatti, ma più che gli scatti aumenti di andatura dei corridori che si portano in testa. Dovrebbe essere proprio Pimenta, sì, il corridore davanti a tutti, vedete con la maglia arancione di sì, è proprio Ulissi, maglia rossa sbiadita, è la maglia di leader della generale nelle prime posizioni, la maglia arancione invece vestita da Buongiorno, che comunque fa parte di questo gruppo, anche il corridore, giovane corridore della Bardiani. E intanto sui pedali pendenze che in alcuni tratti sono ben oltre il 10%. Infatti qui è uno dei tratti più duri, la situazione Euser, Felline, il gruppo dei migliori che sta rinvenendo a 20 secondi. Lucas Euser, naturalmente tra Euser e il gruppo dei migliori c'è ancora Fabio Felline, Ivan Basso in questo momento, e di fianco a lui vediamo c'è anche Sant'Ambrogio, e questa è una bella notizia perché c'è Rabottini e c'è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio ieri è uscito di classifica ma ha avuto una giornata difficilissima perché ha corso con la febbre, vederlo lì davanti a tutti mi sorprende. C'è anche il campione d'Italia Franco Pellizzotti nelle prime posizioni, e poi altri corridori che comunque vedete si sono già ridotti di numero questi corridori, perché con le pendenze impegnative iniziano alcuni che erano rientrati in discesa a non tenere più il ritmo dei migliori in salita. Intanto pedala bene Lucas Euser, ma ancora tanta strada da fare, intanto sembra quasi tirare i freni Rabottini per che vogliono che siano gli uomini della Lampre Merida probabilmente a condurre le operazioni per andare a riprendere, perché è proprio tirata dei freni da parte di Matteo Rabottini, con adesso Pimenta e in seconda posizione Damiano Cunego. E qui da ammirare l'ennesima prova straordinaria di Matteo Rabottini, ieri grande protagonista nella parte finale con l'ultimo passaggio solo all'attacco, è caduto lungo la discesa, 10 km dall'arrivo, nonostante la grande botta che ha preso alla spalla, oggi vederlo con i primissimi, veramente è un ragazzo con grandissime prospettive future. Intanto si sfilaccia il gruppo dei migliori quando va Damiano Cunego a imprimere l'andatura al gruppo. Com'è diverso il modo di stare in bicicletta tra Damiano Cunego e Ivan Basso. Intanto sui pedali anche Lucas Euser. Lucas Euser in testa a questa corsa con il gruppo sempre più in forte rimonta. E allora ancora Pimenta che si porta nelle prime posizioni del gruppo, il corridore della NetApp
che vanno più forti della nostra moto questi ragazzi in questo momento. Vedete, si sta facendo sfilare il nostro operatore Gianni Bello, Ulissi, poi una bella inquadratura per Rabottini. E c'è stato Cunego forcing di Cunego sul tratto più duro di questa salita, quindi sono i due uomini della Lampre Merida, Damiano Cunego, Ulissi. Adesso c'è il buco, deve andare a chiudere Rabottini. Intanto ripreso Fabio Fellini, accelera ancora Damiano Cunego. Questa fa male, provano questa ad andare accelerata via in due. E indietro vedete gli uomini in maglia gialla fluo della Fantini, tra l'altro c'è Taborre nel gruppo di testa con Rabottini che sta aiutando Sant'Ambrogio a ricucire. Poi nelle prime posizioni c'è anche con la maglia dell'Androni Venezuela anche Emanuele Sella e Rubiano Chavez, e ho visto anche la maglia arancione di Davide Rebellini. Intanto questo è il momento in cui Damiano Cunego sorpassa Fabio Fellini. Complimenti a Fabio Fellini comunque per la prova di quest'oggi. Luca Euser ancora davanti. È da fargli complimenti, Euser si sta veramente superando perché si mantiene il vantaggio dai 15 ai 20 secondi. Adesso Ulissi che ha preso la destra, si è scremato il gruppo, erano 50 all'inizio della salita, sono rimasti circa 25 corridori. Intanto Luca Euser, siamo sempre più vicini al traguardo di Piane di Mocogno. Intanto Damiano Cunego si volta e adesso chiede collaborazione ed è Matteo Rabottini che invece di collaborare prova l'allungo. Matteo Rabottini con Damiano Cunego iniziano i giochi in questo finale di tappa, anche perché sono informati che hanno guadagnato tantissimo nei confronti dell'americano che è in testa alla corsa nell'ultimo chilometro e quindi possono iniziare a fare i calcoli. Matteo Rabottini, Andrea, si sta sacrificando per Mauro Sant'Ambrogio, è il corridore uno dei più veloci del gruppetto all'inseguimento di Acer, quindi sta lavorando tantissimo proprio per portare il capitano di giornata in ottime condizioni all'arrivo. Rubiano Chavez prova lui, il vincitore della tappa di Porto Sant'Elpidio, anche ieri protagonista Rubiano Chavez, allora è lui a tentare l'allungo, ma grande marcatura uomo da parte di Ulissi e Cunego che sembrano i due più freschi e pimpanti di questo gruppo di testa, mentre adesso c'è Taborre a dare una mano nelle prime posizioni per la Vini Fantini Selle Italia. Intanto un problema è un salto di catena per Luca Euser, ha perso 4-5 secondi, non ci voleva, sfortunato in questo momento per lui, difficile perché mancano circa... Operazione pericolosa quella che ha fatto Euser con le mani, andare lì sulla catena, però è riuscito, sembra, a sistemare il suo problema meccanico. Ecco qua Diego Ulissi, Damiano Cunego nelle prime posizioni. Intanto Pietro Sollecchia ci ripropone proprio il momento del salto della catena. Sì, comunque, un'operazione molto pericolosa. Comunque ha smesso di pedalare, saggia operazione. È terminato anche il tratto duro della salita, circa 3 km all'arrivo, questa è una pendenza della salita del 2%, addirittura gli ultimi 450 metri all'1%. Ecco qua Lucas Euser e dietro di lui sempre più vicino il gruppo composto da una trentina di corridori, gruppo composto da una trentina di corridori in lunga fila indiana perché la velocità è elevata in questo tratto. Si volta, inizia a vederli dietro Luca Euser e questo non fa bene per il suo umore, perché un corridore può trarre giovamento dall'essere galvanizzato solo in testa, ma li vede là dietro, altra velocità da parte del gruppo. Comunque una bella azione anche quella di Luca Euser e vedete con la nostra moto di ripresa quanto stiano andando su. C'è anche Postelbergen in questo gruppo, poi riconosciamo con il dorsale 33 in questo gruppo di testa anche Kangert della Stana, il campione estone. C'è anche Mugerli della Adria Mobil. Bravo Fellini, guardate che Fellini è rimasto in questo gruppo
E intanto vedete, veloce l'andatura, ormai non più di 100 metri di vantaggio per Lucas Euser. Sì, sta per finire l'avventura, comunque da ammirare l'atleta americano, è stato veramente eccezionale, con grandissimo ardore agonistico, ha cercato di tentare la grandissima impresa, ma il gruppo adesso è ad appena 40 metri, quindi si rimescono le carte e il gruppetto degli inseguitori è composto da 25 atleti. E tra l'altro in questo gruppo di 25 c'è Riccardo Zoidel, che ieri avevo ammesso di non conoscere, allora ci siamo andati a informare, è un ragazzo austriaco del 1988, corre per la Gourmet Fine, correva anche per la Gourmet Fine, è passato professionista nel 2007, quindi anche lui un passaggio da professionista giovanissimo, e nel 2012 ha vinto due gare, tra cui la gara che assegna la maglia di campione nazionale austriaco a cronometro. Questo era Zoidel, è arrivato quinto ieri, intanto sta per terminare, rapporto agilissimo per lui in questo momento, tanta stanchezza, tanto acido lattico nei muscoli per Lucas Euser. Sì, infatti adesso ha cambiato rapporto, ha messo un rapporto più duro, più lungo, perché c'è stato ancora uno strappetto di circa 200 metri di salita a pendenza 6%, adesso è terminato il tratto più duro, infatti siamo in vista dell'arco che indica meno 3 chilometri all'arrivo. Meno 3 chilometri. Inizia a salire di nuovo la strada adesso. E Lucas Euser ha il suo destino segnato, perché sta rimontando in maniera velocissima il gruppo. Un gruppo in fila indiana. E quindi adesso, quando mancano meno di 3.000 metri all'arrivo di Piane di Mocogno, si riapre tutto per questa terza tappa della settimana internazionale Coppie Bartali. La maglia rossa di leader della generale lì nelle primissime posizioni del gruppo. Intanto si staccano già alcuni corridori di questo gruppo di primissimi. Kangert è il corridore che chiude il gruppo. Euser, ma ormai senza soluzione di continuità. Il gruppo riprende in questo momento Euser e adesso iniziano i giochi per la vittoria di tappa e per la classifica generale. Si inizia i giochi, quindi è un gruppo composto da tutti i grandi favoriti, manca anche oggi uno dei grandi favoriti alla partenza, ma ci mancherebbe, un corridore giovanissimo, Moreno Moser, chiaramente non ha trovato due giornate felici per lui, ma sicuramente si rifarà nelle prossime corse, non fa parte del gruppetto. Ivan Basso è rimasto solo del gruppo sportivo Cannondale, e per cui sta cercando, come pedala, di trovare proprio la condizione, l'abbiamo visto anche a 6 km dall'arrivo in testa al gruppo condurre, adesso è in seconda posizione Ivan Basso in seconda posizione, Drebellin nelle primissime posizioni del gruppo, c'è ancora Sant'Ambrogio, intanto continua il forcing del corridore della NetApp, intanto vediamo con la immagine del gruppo da dietro la presenza in questo gruppo anche del corridore Euser, che quindi una volta raggiunto è rimasto lì, è un po' quello che ha tentato di fare Felline. Attenzione, si portano avanti le maglie dell'Androni Venezuela, ecco che adesso appena detto non ce la fa più a tenere il ritmo dei migliori. Vedete in maglia arancione c'è ancora Francesco Manuel Buongiorno della Bargnani, il campione Italia Under 23, Rubiano Chavez e Franco Pellizzotti si portano nelle prime posizioni del gruppo, Koenig dovrebbe essere il corridore della NetApp in questo momento a scandire il ritmo del gruppo, Damiano Cunego e Ulissi prontissimi lì davanti a tutti. Intanto due chilometri al traguardo, non c'è ancora stato uno scatto, anche perché l'andatura è decisamente elevata. Intanto sempre più alta la neve ai bordi della strada, segno che ci stiamo proprio avvicinando a Piane di Mocogno. Attenzione a questo tratto che prevede una leggera discesa, naturalmente grande prudenza da parte dei corridori. Ecco qua con il gruppo chiuso da Fabio Taborre, chiuso dal maglia gialla della Vini Fantini Selle Italia. Ancora davanti Koenig con Ulissi e Cunego sempre nelle prime posizioni. Un Diego Ulissi veramente in grande forma in questo periodo, perché è sempre lì pronto e attento a cogliere e a curare l'occasione in prima persona. Dalla posizione adesso che vedo i corridori, soprattutto i corridori della Lampre, è Ulissi che
che sta cercando di proteggere Damiano Cunego, quindi è Ulissi che sta riparando un po' dal vento, anche perché in questo tratto di salita al 2% si sta bene anche a ruota. Infatti adesso lo vediamo in testa, quindi sta correndo proprio un appoggio a Damiano, ma attenzione, attenzione a Sant'Ambrogio. Mauro Sant'Ambrogio allunga, Mauro Sant'Ambrogio prende subito la ruota a Damiano Cunego, in terza posizione Ulissi anche lui prontissimo. Poi dietro di loro Mugherny della Adria Mobile, poi Ivan Basso. Queste sono le prime 5 posizioni del gruppo. Continua il forcing di Sant'Ambrogio, ma che recupero ha fatto Sant'Ambrogio da ieri, dalla notte al giorno, perché ieri Sant'Ambrogio con la febbre KO staccato subito e oggi è qui con i migliori davanti, un grandissimo inizio di stagione per questo ragazzo. Ricordiamo il suo cartellino, intanto Taborre che perde qualche metro, così sta perdendo anche qualche metro il suo compagno di squadra Rabottini. Matteo Rabottini, mentre il loro compagno di squadra è davanti a tutti. Sant'Ambrogio continua il forcing, Damiano Cunego in terza posizione, Davide Rebellin. Sì, veramente si sta superando Sant'Ambrogio, questa è la dimostrazione che era un corridore gli scorsi anni abituato a fare da gregario agli altri, qui ha trovato il suo spazio, è stato promosso capitano in questo inizio di stagione e quindi si sta superando. Ultimo chilometro. 1000 metri, Sant'Ambrogio davanti, ancora altri corridori che si staccano in questo finale, ma rimaniamo concentrati. Attenzione, Rubiano Chavez prova, il colombiano dell'Androni Venezuela, Rubiano Chavez ha guadagnato 2 metri, Sant'Ambrogio va subito a chiudere su di lui, poi Damiano Cunego. Siamo nelle fasi decisive di questa tappa, ancora Rubiano Chavez, ma non è riuscito a creare il vuoto. Allora Sant'Ambrogio alla sua ruota, Cunego, dietro Cunego c'è Mugherly, poi Rebellin, poi Ivan Basso. Queste sono le prime posizioni del gruppo quando siamo già a meno di 1000 metri dal traguardo. Controlla la situazione Rubiano Chavez e sembra non avere più lo spunto vincente, quindi Sant'Ambrogio, ma sono molto allargati, hanno un po' rallentato. Cunico, inizia la tattica adesso. Cunico sta controllando Sant'Ambrogio, ritiene che l'avversario più pericoloso è Sant'Ambrogio, parte la volata, attenzione. Ivan Basso, a lungo di Ivan Basso, prova a sorprendere, però è un po' una telefonata questa di Ivan Basso e adesso finisce il tratto duro, quindi ci sarà un tratto leggero in salita e sarà una lunga volata, attenzione anche perché non si può sfruttare tutta la carreggiata, quindi sarà importante anche avere un'ottima posizione in entrata quando mancano 500 metri. E comunque sempre Ivan Basso davanti che fa una andatura elevata, il varesino alla sua ruota, Cunego, intanto Mugherly dell'Adria Mobile, Rubiano Chavez, è partita la volata, 300 metri, Rubiano Chavez, Mugherly in testa, allunga la nostra moto, adesso dovremmo andare con le telecamere fisse, ecco qua con le telecamere fisse, vediamo chi ritroviamo in testa, Cunego. Damiano Cunego con Sant'Ambrogio alla sua ruota, attenzione a Sant'Ambrogio, velocissimo, Cunego davanti, Sant'Ambrogio, un duello a due, Cunego, vince Cunego su Sant'Ambrogio. Grande vittoria, veramente la meritava perché dall'inizio di stagione che sta sempre allo scoperto in fuga, ricordiamo le due grandissime fughe alla Tirreno Adriatico, la grandissima tappa di ieri, direi un corridore ritrovato. Damiano Cunego quindi va a vincere la tappa dopo la vittoria di Ulissi che era nel gruppo di testa e quindi rimane invariata la classifica generale con Ulissi che conserva un bel vantaggio. In questo momento vediamo arrivare altri corridori che si erano persi lungo l'ultimo tratto di questa lunga salita. Proprio di 9 km. L'attaccante di giornata è arrivato. E intanto qua il replay con Damiano Cunego in forte rimonta, Sant'Ambrogio, però gli manca quella possibilità, quel colpo di reni, bravissimo Damiano Cunego comunque a interpretare benissimo questa volata, spunto vincente quindi per il veronese che rompe il ghiaccio, prima vittoria stagionale quindi per lui e festa doppia perché naturalmente poi vedremo Diego Ulissi vestire ancora la maglia rossa di leader della generale. Allora diamo i primi 10 di quest'oggi, dovrebbero essere già pronti con la nostra grafica, intanto si susseguono gli arrivi di questa dura tappa, ecco qua, Cunego, Sant'Ambrogio, Mugherly dell'Adria Mobile, Rebellini inossidabile,
della CCC Polsat, poi Koenig della NetApp, Rubiano Chavez dell'Androni Venezuela, ancora Zoe della Gourmet Fine, buongiorno da Bardiani, CSF in ottava posizione, a chiudere i primi 10, basso Ivan Basso della Carica Generale con 58 secondi, Rubiano Chavez domani la cronometro che potrà cambiare questa classifica, però un bel vantaggio Diego Ulissi.